Bene, complimenti per l'iniziativa che avrà una coda, come abbiamo capito. Ora voce all'assessore al turismo Federico Caner, che vuole una reazione importante per salvare, dove è possibile, la stagione turistica. La Regione Veneto ragiona su una promozione strategica del turismo post-pandemia, rivisti completamente i piani promozionali. Fondamentale oggi è concentrarsi su un turismo interno o al massimo a poche ore di distanza. Stiamo facendo un ragionamento che è quello di andare a promozionare le nostre destinazioni turistiche, i nostri prodotti turistici, prima di tutto all'interno, quindi in Veneto e anche nel resto, diciamo, delle regioni italiane, quindi turismo domestico. Poi stiamo facendo un ragionamento anche nei confronti di quei paesi stranieri a confine, diciamo, con il Veneto e che sono tradizionalmente forti da noi, che sono la Germania, l'Austria, tutti i paesi dell'est. Ovviamente però necessita un accordo con questi paesi perché stiamo aspettando che anche loro diano l'ok ai loro turisti per potersi muovere. Sicurezza sanitaria prima di tutto, ma anche tempestività da parte del governo per evitare operazioni come il cordone abbozzato dalla Croazia con gli stati mitteleuropei per garantirsi i turisti Covid-free. Un'azione che, se si fosse concretizzata, si sarebbe rivelata come un'ulteriore spina nel fianco per il settore balneare veneto. Il ministro ha fatto delle dichiarazioni stampa, non solo in Italia, ma dice essere intervenuto anche a livello europeo per scongiurare questo accordo. Quindi è vero che c'era questo tentativo, ma è anche vero, a dir loro, che è stato scongiurato da Italia, Spagna e Francia, che insieme, diciamo, hanno fatto muro. Questo perché ovviamente se c'è la libera circolazione delle merci e delle persone in Europa deve valere per tutti e non è pensabile che ci sia un singolo accordo tra stati. A pagare uno dei prezzi più salati, Venezia, che per la prima volta nella storia appartiene unicamente ai veneziani. Venezia sicuramente è una delle città che paga di più perché è passata dal problema dell'over tourism, cioè ad avere troppo turismo, quasi a morire di turismo, a una città che ora è praticamente non vediamo un'anima viva, anche perché è una città che purtroppo ha poca residenzialità e quindi noi auspichiamo che oltre a tutti i provvedimenti che abbiamo chiesto come regione per il turismo in genere di tutta la regione, per Venezia ci siano anche ulteriori fondi della legge speciale per Venezia.